Buonasera, brigadenti, e benvenuti a questa 37esima puntata della settima stagione del The Fly Was Show, puntata che va in onda alle 23:30, quindi siamo ormai tornati grosso modo agli stessi livelli del 40 anni nerd, quindi stiamo mantenendo una certa consapevolezza, una certa consistenza sui dati. Questa sera, ovviamente, avrò una puntata un pochettino breve ma concentrata. Perché con la Fiera di Lucca, come avete visto nelle puntate precedenti, per caso non avete visto le puntate su Lucca, andate a recuperare le puntate su Lucca, sono usciti un sacco di fumetti della Bonelli molto molto interessanti. Io qui volevo fare un brevissimo excursus proprio per raccontarvi quali sono le cose più interessanti, soprattutto perché le novità maggiori e quelle che mi colpiscono molto di più sono questi fantastici volumi dell'Audace che continuano a susseguirsi uno dietro l'altro. Ciao Carlo, con tantissime storie che sono, secondo me, in certi casi molto fuori dagli schemi di quella che potrebbe essere la linea editoriale della Bonelli, molto più audace, che smette di essere popolare e inizia a essere pop, una cosa che dico spesso e volentieri, ma lo dico perché lo credo. E vi faccio qualche esempio concreto. Ieri sera, e a breve leggerete la recensione, ho finito Simulacri con il quarto volume. Una storia è incredibile. Sembra una storia weird, sembra una storia dove ci sono moltissimi elementi sovrannaturali, e in realtà ci sono. Anzi, è interessante il fatto che sia stato annunciato in maniera quasi ufficiale un sequel, quindi questa cosa è ancora più bella. Ma la cosa molto più interessante è che in realtà è una storia che è concentrata alla perfezione sulle relazioni tossiche tra amici. E sembra una stupidaggine perché comunque nel panorama delle storie Bonelli, in una storia di questo tipo, riusciamo a inserire il fumetto d'autore, le slice of life, parecchio sesso, che comunque nei fumetti Bonelli non c'è mai stato così tanto. Il weird e soprattutto questa introspezione psicologica dei personaggi, quindi effettivamente un lavoro molto interessante. Sulla stessa falsariga, e ce l'ho qui davanti, in realtà voglio farvelo vedere perché è veramente una cosa strepitosa, c'è questa storia qui, Viaggio notturno, la casa di Vanna Vinci. Io l'ho trovata pazzesca sin dall'inizio, è una cosa impressionante, sia per il fatto che Vanna Vinci è stata una delle prime autrici italiane che ho letto nel momento in cui si passava dal leggere solamente comic book, solamente manga, a leggere fumetti anche italiani. Ero troppo piccolo per corto maltese, probabilmente, ma dell'età giusta per godermi Mondo Naif. Mondo Naif era un'esperienza pubblicata in Italia con l'idea di raccontare delle storie con slice of life. Vanna Vinci riusciva a mescolare benissimo elementi tradizionali, elementi weird anche in quel caso, e un po' di soprannaturale. In questo caso è una vampire story, la terza nella carriera di Vanna Vinci, ma molto bella soprattutto per delle atmosfere rarefatte, quasi da film europeo, e dei dialoghi che sono assolutamente pungenti. Per cui ve la consiglio e ve la consiglio caldamente. Nel mentre sono usciti nuovissimi episodi, devo ancora leggerli, quindi non voglio andare troppo nel dettaglio, di Eternity di Billotta e del Confine. Il Confine è l'episodio 11, se non sbaglio, come mi correggerete se dico una stupidaggine, no, il 10. Il Confine credo sia, anzi sicuramente è la serie Audace incartonati più longeva ed è assolutamente strepitoso nel cui vengono raccontate le avventure di questi ragazzi dispersi nel bosco e che poi ritornano in una forma diversa. C'è tantissimo dentro, il mistero si infittisce ogni volta di più, non so cosa abbiano in mente i Mauro Zeo e Giovanni Masi nello scriverla, ma secondo me c'è dietro un mondo intero che si sta espandendo, è uscito il gioco di ruolo finalmente, ci sono un sacco di cose che sono legate a questo universo in continua crescita e effettivamente mi piace molto. È uscito anche il nuovo volume di Nero, quindi sta continuando anche quella storia. C'è un nuovo commissario Ricciardi, quindi anche in questo caso la regolarità si prosegue perché bene o male di Ricciardi escono due o tre volumi l'anno.
Ma la notizia, quella veramente figa, la notizia che colpisce molto, è arrivata proprio oggi, perché in casa Bonelli è stato recuperato un inedito di Tex di Gianluigi Bonelli, quindi del papà di Sergio, nonché creatore di Tex. Una storia che è stata restaurata, che chiaramente riprende le atmosfere di un tempo, perché non possiamo pensare che Gianluigi Bonelli scrivesse con una sensibilità tipica del XXI secolo, anzi, secondo me ci si avvicinava molto, perché se fate caso a tantissime delle scritture dei fumetti pulp degli anni 40, 50, ci sono tante atmosfere che sono bene o male comprensibili o sulla stessa lunghezza d'onda di quello che è la sensibilità moderna. Però di fatto il Tex di Gianluigi Bonelli era un Tex molto più aggressivo, più ruspante, sicuramente meno ligio al dovere. E questa storia restaurata verrà pubblicata in cartonato, credo fra 10 giorni o qualcosa di questo genere. Comunque fa parte dei festeggiamenti per il 75esimo anniversario di Tex. Quindi anche lui diventerà, anche questa diventerà una storia che andrà a ricordare questo grande risultato. E io sono rimasto veramente piacevolmente colpito, perché mi sono trovato davanti veramente una storia che ha un fascino molto, molto, molto forte. Rimanendo in tema di storie che non vi aspettereste dalla Bonelli, è uscito un lavoro di Mattia Surroz, che era il disegnatore di 10 ottobre, la storia di Paola Barbato, che si chiama Riflesso Perfetto. Riflesso Perfetto, trovate la recensione sul sito internet The Flywheels, del The Flywheels Show, flywheels.net, oggi, quindi andatevelo a cercare. E è una storia che non ha nessun elemento weird, ha il coraggio di toccare un elemento che nella cultura pop è toccato pochissimo, viene solo dopo la morte, che è la vecchiaia. Storia a fumetti di questo tipo c'era stato solamente Rughe di Pagoroca. Questa è una storia che mescola assieme il rimpianto, la capacità di poter costruire qualcosa assieme, piuttosto che nulla, di arrivare alla fine con qualcosa in mano piuttosto che perdendo tutto, e ha due o tre scariche emotive talmente tanto forti che merita di essere letta. Una di queste cose che mi è piaciuta moltissimo è quando uno dei due protagonisti, che sono due anziani signori in una casa di cura, dice che le persone infelici hanno una fantasia più sviluppata. E questa cosa qui, non so voi, ma a me tocca particolarmente, mi ha fatto veramente impressione nel senso positivo, nel senso che mi ha colpito leggerla, perché è una frase forte, ma di una verità strepitosa. Ultimo volume che mi sento di segnalarvi è il cartonato dei due episodi recenti usciti da Ferdinand Hog, disegnati da Roy e scritti da Recchioni, che sono Morte in 16 Noni. Se vi ricordate, ne abbiamo già parlato più volte di questa storia, la cui particolarità principale nasce proprio dal formato in 16 noni, nel senso che ogni tavola è stata pensata con una striscia continua, composta da tre sottostrisce che formano una continuità diretta sia in linea orizzontale che in linea verticale, dove viene raccontata una storia molto ambigua, molto forte, anche qui c'è molto, molto sensuale da un certo punto di vista, ma soprattutto una storia che spinge Dylan un po' fuori dai confini di quello che siamo abituati a conoscere. Credo che sia, e lo dico con un po' di curiosità, il biglietto di arrivederci di Roberto Recchioni come curatore, probabilmente anche come scrittore, non so quanto continuerà a scrivere Dylan adesso che non è più il curatore. È una storia molto interessante, probabilmente la prima parte è molto più carica e densa di energia della seconda, che tende un po' a sgonfiarsi sul finale, però non è una storia brutta, che secondo me cita quasi a piene mani uno dei primi episodi di Sandman, ma credo che sia una citazione voluta. E soprattutto i disegni di Roy, ragazzi, sono strepitosi. Indipendentemente da tutto, la storia è interessante, ma i disegni sono qualcosa di superlativo, e vi consiglio di andarvela a recuperare, soprattutto perché in questo formato cartonato le tavole assumono proprio
il massimo della bellezza e sono veramente una gioia per gli occhi da poter vedere. E questo è un po' l'ultimo volume di Casa Bonelli, ve ne ho segnalati diversi, quindi c'è tantissimo materiale da recuperare. Vi segnalo un'ultima cosa: è uscita una nuova miniserie di Magico Vento, il primo numero lo trovate in edicola adesso, cioè va a seguire quella di un paio di anni fa. Quindi il personaggio continua a rivivere di questi piccoli revival che non sono affatto male. Io spero che succeda la stessa cosa anche a Nick Rider, perché la miniserie dell'anno scorso mi era piaciuta veramente tanto. O quantomeno che in Bonelli Digital vadano a finire quelle storie, perché obiettivamente ho una gran voglia di leggermi tutti gli episodi passati di Nick Rider che non ho avuto tempo o occasione di leggere quando ero più giovane. Veri credenti, sono le 23:41, 11 minuti e 7 secondi ora che siamo live. Io vi ringrazio davvero per avermi seguito. Naturalmente vi do appuntamento a domani con una nuova puntata e non mi resta veramente altro che salutarvi con il mio solito forte, fortissimo, calorosissimo. Dai, è tutta! Ci vediamo domani. Ciao, veri credenti!